Salve a tutti amici YouTubers e bentrovati dal vostro Gatorade Giallorosso 94 e benvenuti ad una nuovissima puntata delle 10 curiosità e statistiche, questa volta legate alla sfida tra Milan e Juve. Infatti oggi pomeriggio alle ore 6 si giocherà questa importantissima sfida a San Siro tra due squadre che vivono situazioni di classifica e di ambienti contrastanti, perché il Milan era partito a 1000 con una campagna acquisti faraonica, però in questo momento è ben lontana dalle prime posizioni, mentre invece la Juve, nonostante un primato in classifica che ancora non è stato raggiunto per la grande bravura del Napoli, sta facendo comunque un buon percorso, fatto di tantissimi gol, sia fatti ma anche subiti. Ma direi che possiamo iniziare subito e partiamo con la prima curiosità. Partiamo prima di tutto da una statistica, e cioè il risultato che più ricorre quando queste due squadre si affrontano, e parliamo di 1-1. Infatti questo risultato è accaduto ben 28 volte in tutti i precedenti tra queste due squadre, l'ultima volta nella stagione 2011-2012, quando la Juve fece una cavalcata straordinaria fatta di 0 sconfitte in tutto il campionato e riuscì alla fine a vincere lo scudetto contro i campioni in carica rossoneri. Uno dei attaccanti più forti della storia del Milan è stato senza dubbio l'ucraino Andriy Shevchenko, ed il gol che ha segnato in maglia rossonera, considerato più bello in assoluto sia da lui ma da praticamente da tutti i tifosi del Milan, risale a un Milan-Juve della stagione 2001-2002, quando il giocatore si inventò una giocata a capolavoro tirando da 30 metri e spedendo la palla all'incrocio dei pali, dove neanche un fenomeno come Buffon poteva fare nulla. Qualcuno ancora oggi si domanda se quello fosse stato un effettivo tiro oppure un cross, però si vede benissimo dall'occhiata del giocatore che ha visto quell'angolo libero e ha deciso di piazzarlo là in una maniera clamorosa. Però parlando invece del gol più bello segnato dalla Juve in casa del Milan, andiamo al precedente della stagione 2004-2005, quando Del Piero riuscì a fare un assist fantastico in rovesciata in mezzo all'aria con Trezeguet che ha colpito di testa in solitaria e ha messo la palla all'angolino per l'1-0, che alla fine è stato anche il risultato finale. Parliamo adesso di uno dei Milan-Juve più discussi in assoluto e uno dei casi di gol annullato più clamorosi nella storia del calcio. Siamo appunto alla stagione 2011-2012 e, come già citato da me in precedenza, è un'annata che vede soltanto due rivali: il Milan, campione in carica di Ibra, Thiago Silva, eccetera eccetera, e la Juve, sorpresa del campionato, del nuovo allenatore Antonio Conte. Milan e Juve arrivano a questa sfida con i rossoneri leggermente avanti in classifica, e una vittoria dei padroni di casa sarebbe significata una vittoria quasi certa del campionato. Nei primi minuti il Milan va in vantaggio con un gol molto bello di Nocerino, ma sempre nel primo tempo accade appunto il fatto più contestato di tutti. Da un'azione di calcio d'angolo, Muntari colpisce di testa in area di rigore e Buffon, dopo che la palla ha attraversato la riga, la toglie dalla porta. Tutti pensano che il gol sia netto, anche perché ad occhio nudo si vede che la palla era entrata, tutti quanti tranne il guardaline e l'arbitro, che decidono di far proseguire l'azione e quindi di non convalidare il gol, che in realtà era clamorosamente netto. Poi nel secondo tempo viene annullato anche un gol a Matri per un fuorigioco che non c'era, e lo stesso attaccante riuscirà a segnare il pareggio, permettendo alla Juve di rimanere sempre a pochi punti di distanza e poi di superare i rossoneri qualche giornata dopo. Degli impositi si può dire che è iniziato il dominio della Juve, che perdura tuttora dopo 6 anni di distanza. E allora tutti quanti ci domandiamo: se quel gol non fosse stato annullato, la Juve avrebbe vinto tutti questi scudetti consecutivi? Nonostante la forte rivalità tra queste due squadre, c'è un episodio in particolare che ha visto, diciamo, un fair play tra Milan e Juve. Parliamo del trofeo Berlusconi della stagione 2005-2006, che tutti considerano un amichevole prestagionale, come giusto che sia. In questa amichevole però Buffon si infortuna alla spalla ed è costretto a saltare i primi 2 mesi del campionato. Il Milan in quel momento aveva come esubero in porta Cristian Abbiati, e allora ha deciso, diciamo, di dare una mano ai bianconeri e di dare in prestito Abbiati proprio alla Juve. Il portiere italiano si fece valere molto bene nelle partite che giocò, ovviamente fino al ritorno di Buffon, e a fine stagione tornò al Milan, diventando successivamente uno dei migliori portieri degli ultimi anni. I due precedenti della stagione 2009-2010 sono praticamente identici per tantissimi fattori. Innanzitutto perché il Milan riuscì a vincere sia 3-0 in casa della Juve e sia 3-0 a San Siro, ma la cosa particolare è che in entrambi i casi ci fu una doppietta di Ronaldinho e un gol di un difensore. All'andata segnò Alessandro Nesta, mentre invece al ritorno Luca Antonini segnò il suo primo gol in Serie A. La vittoria più larga e clamorosa della Juve a San Siro risale alla stagione 1996-97, quando i bianconeri massacrarono il Milan in casa con un perentorio 6-1, frutto dei gol di Zidane, Amoruso e della doppietta di Vieri e di Jugovic. Per il Milan invece la vittoria più roboante risale alla stagione 1910-1911, quando i rossoneri riuscirono a vincere per 8-1.
E adesso parliamo di un caso in cui era meglio farsi gli affari propri. Parliamo del calciomercato estivo 1949 e i dirigenti di Milan e Juve volano in Svizzera per cercare di accaparrarsi il fortissimo centravanti svedese Johannes Ploeger, spero di averlo pronunciato bene. I bianconeri approfittarono di una dormita, nel vero senso della parola, dell'emissario rossonero in albergo per accordarsi subito col giocatore e portarselo a casa. I dirigenti del Milan andarono ovviamente su tutte le furie e i bianconeri, per, diciamo, mantenere una situazione di pace tra le due squadre, decisero di lasciare una seconda opzione ai rossoneri, un giovane attaccante svedese di nome Gunnar Nordahl. Penso che avrete già sentito questo nome, e lo avete sentito perché diventerà, negli anni a seguire, il terzo miglior marcatore nella storia della Serie A con soli 2 rigori tirati in tutti i gol segnati e oltretutto il miglior marcatore nella storia della squadra rossonera. Mica male, eh? Rimanendo sempre in tema di bandiere rossonere che potevano andare alla Juve, è importantissimo ricordare che Paolo Maldini, capitano storico e considerato da molti il migliore della storia del Milan, è stato vicino dal diventare un giocatore della Juve. Infatti lo stesso ragazzo da piccolo simpatizzava per la Juve, tant'è che Boniperti gli regalò un gagliardetto bianconero, quasi per invitarlo a vestire la maglia bianconera, ma alla fine Maldini, dopo un periodo di riflessione, decise di andare al Milan e di diventare uno dei difensori più forti di sempre. Complice la crescita negli ultimi anni della Juve e il calo generale del Milan, gli ultimi precedenti in totale tra queste due squadre sono praticamente senza storia, perché infatti nelle ultime 9 partite la Juve ha vinto ben 8 precedenti, capitolando soltanto nell'ultima partita giocata in casa dal Milan, quando Locatelli ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi presenti allo stadio con un gol veramente fantastico. Considerando sia tornei italiani che europei, Juve e Milan si sono giocate 7 finali complessive, con un bilancio diciamo alla pari. La Juve è riuscita ad accaparrarsi 3 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, mentre invece il Milan è riuscito a vincere una Coppa Italia, una Supercoppa, quella dell'anno scorso nel 2016, e la più famosa di tutte, la Champions League 2002-2003, vinta in finale con il rigore segnato da Andriy Shevchenko. Bene ragazzi, queste erano le mie 10 curiosità e statistiche legate alla sfida tra Milan e Juve. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e quali curiosità magari avreste detto voi e che conoscete che magari io non ho detto in questo video. Ci vediamo alle 4:30 precisi, mi raccomando non perdete le curiosità di Roma-Bologna ed ovviamente stasera vi porterò la consueta recensione. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi!